Io credo che contro la camorra noi non possiamo avere prudenza. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è smettere di stare a guardare come va a finire, schierarci, combattere, lottare. L'indifferenza certe volte è ancora più forte della complicità e la camorra vive e si rafforza proprio attraverso la complicità. C'è commozione ma anche tanta rabbia nel discorso del sindaco De Magistris che apre in un mercadante gremito di studenti la giornata anticamorra intitolata Insieme contro le mafie senza prudenza, un'iniziativa fortemente voluta dal comune e organizzata con l'ufficio scolastico regionale per sensibilizzare i ragazzi degli istituti superiori sul tema della lotta per la legalità. Simbolica la scelta di una corda da annodare per realizzare un legame sociale e civile indispensabile per sconfiggere le mafie. La camorra, l'andrangheta è cosa nostra, se non avessero avuto il rapporto con la politica e le istituzioni sarebbero già morte da tempo. Allora il nostro obiettivo è distruggere quel legame e stare vicino a chi lotta. Moderato dal giornalista Sandro Ruotolo, all'incontro hanno partecipato anche rappresentanti della magistratura, dei familiari delle vittime innocenti della criminalità e le associazioni impegnate nel settore. Preziosa la testimonianza del PM della Procura di Palermo, Nino Di Matteo, che ha invitato i giovani a non restare indifferenti e non cedere alla rassegnazione. Questa iniziativa serve per dimostrare che la città di Napoli c'è, che la città vuole reagire. Che la città vuole assolutamente fare qualcosa, c'è una Napoli onesta, una Napoli che vuole lottare per il cambiamento. Noi abbiamo deciso di iniziare questa battaglia quando abbiamo subito in prima persona la perdita di una persona cara. Vedere questi momenti, vedere tanti giovani insieme a noi, parlare di legalità, parlare di riscatto, parlare di voglia di riprendersi la dignità di una città, ecco, questo è importante, ci fa sentire meno soli. L'iniziativa si colloca nel percorso che porta alla giornata del 21 marzo in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie. È inutile fare un piagnisteo, noi siamo qua e lottiamo, lavoriamo e resistiamo. Quindi se tutte le persone sono qua, lottano e resistono, hanno avuto questo nodo, quella resistenza, resistiamo e Napoli diventerà una capitale europea, io penso non molto lontano. Grazie.